gara che si disputa in uno stadio strapieno, il pubblico non ha voluto mancare questo appuntamento e speriamo che la gara si riveli all'altezza. Vi parla Pierluigi Pardo, con me come sempre c'è Lele Adani per il commento tecnico. Riflettori puntati sulle Division Rivals. A sfidarsi sono Dax e Founders. Sono in fiducia, Pier, stanno bene fisicamente, poi oggi possono contare sul sostegno del proprio pubblico. Ci sono tutti gli ingredienti per proseguire la striscia di vittorie in queste Rivals. Ecco la formazione di partenza dei Dax. In difesa c'è Toloi con Paolo Maldini, Frank e Sinze, ma Veroni in mezzo al campo. E tre punte che dovrebbero garantire, almeno sulla carta, gol e occasioni da rete. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Ter Stegen fra i pali. Difesa che vede Ronald Koeman con King a formare la coppia centrale. E due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. Beasley. Lautaro Martinez respinge qui il tiro. Occhio al pallone filtrante. Dembélé. Capisce tutto e recupera un pallone complicato. È sicuramente fra i più attesi, vuole oggi toccare il traguardo dei 50 gol con questa maglia. Non deve diventare un'ossessione, Pierre. Se non sarà oggi, magari arriverà nella prossima partita. La squadra viene sempre per prima. Poi è ovvio che sarebbe felice di celebrare un traguardo così importante. Recupera palla la formazione avversaria. L'arbitro applica il vantaggio. Avanza col pallone tra i piedi. Marcus Thuram. Palla per Giulì. Grande parata. Super portiere. Il tecnico opta per una doppia sostituzione. Guadagnano dunque un corner. Marcos Thuram. E c'è il gol! È meraviglioso! È meraviglioso! In rovesciata! Ha ricevuto palla a spalle alla porta. Ha fatto un balzo e l'ha indirizzata in fondo alla rete con una rovesciata spettacolare. Qua c'è tutto, eh? Tecnica, potenza, coordinazione, gran gol. Ribalta il fronte dell'azione. Perdono palla i Dax. Ecco te Hernandez. Hernandez. Thuram. Ha provato la porta, dico che è terminato non lontano dal palo. Rafael Toloi. Daniel Maldini. Dembélé. Entra coi tempi giusti sulla palla. Tiro da fuori che rimpensierisce il portiere. Formazione avversaria si riprende il pallone. Guadagna metri. Pericolo sventato, molto buono qui il lavoro difensivo. Provano con il pressing. Pallonetto, vediamo se arriva una sanzione. E il pallone se ne va via.
per Giulì. I Founders conquistano un calcio d'angolo. Crossa nel mezzo. Ma che gol ha fatto! Un capolavoro! Ha segnato un gol pazzesco, una rovesciata d'applauso. Le immagini del replay, eccole qui, a immortalare un gesto tecnico che rivedremo spesso negli highlight di questa stagione. Sale Al Jaber. Occasione per accorciare le distanze, attenzione! Risultato che torna in qualche modo in bilico grazie a questa gol. Il punteggio adesso è di 2-1. Walker. Ledley King. Julie. Mkhitaryan. Palla per Mkhitaryan. Nuovamente Mkhitaryan. Palla per Julie. Occhio a Mkhitaryan. Serve indietro il compagno. Conclusione che non sembrava irresistibile, ma che ha beffato ugualmente il portiere. Quarto gol della gara che fissa sul 3-1 il punteggio. Giulì. Sbaglia la misura del passaggio, ma non è che termina in alto. Palla per Giulì. Mkhitaryan. Si guarda intorno cercando i compagni. Loftus-Cheek. Hanno spazio per andare in contropiede. Nessun problema per la difesa che recupera. Lautaro Martinez. Lautaro. Palla per Giulì. Occhio a Lautaro da lì. Palla gol divorata qui. C'è comunque il fischio dell'arbitro per il fuorigioco. Provvidenziale l'intervento dell'arbitro, un errore che poteva avere conseguenze psicologiche pesanti sulla sua partita. Ci sarà un minuto di recupero. Cerca il lancio lungo a scavalcare la difesa. E c'è il gol di Al Jaber, perfetto sotto porta. Si riparte con i taxi che si sono portati a meno uno. Finisce qui il primo tempo, squadre negli spogliatoi. Secondo tempo che è cominciato, Founders che possono ripartire dal gol di vantaggio maturato nei primi 45. Molte opzioni a disposizione. Non abbiamo fatto in tempo a parlare che hanno perso il pallone. Ottima qui l'imbucata. Calcio di rigore, attenzione, potrebbero trovare il pari. Risultato che potrebbe tornare in parità. Non è sbagliato, frettissimo qui.
abbiamo assistito a 6 gol, 3-3, grande spettacolo. Vengono avanti i Founders. Palla buona, non era facile controllarla. Sventa il pericolo. Pallone per Veron. Innesca l'Oftoschek. Va dall'Oftoschek. Iniziativa sventata dal portiere. Chance importante della bandierina per mettere la freccia e passare a condurre. Chance su calcio d'angolo da sfruttare per passare in vantaggio. La reazione dei tifosi è tutto un programma. Girandola di emozioni in campo oggi, Gier. Le due squadre non si stanno certo risparmiando. Tiri, giocate spettacolari, ce n'è per tutti i gusti. Fossero tutte così le partite, dov'è che devo firmare? Ecco De Hernandez. Koeman. Riceve Koundé. Diaby. Risolve problemi con un grande intervento. Pallone mal calibrato e difesa che recupera. I Dax manovrano con intelligenza nella metà campo avversaria. Va da Loftus-Cheek. Con grande personalità ha fermato l'azione d'attacco. Koundé. Un saluto speciale a Roberta e Davide, una giovane coppia Moussa che ha deciso Diaby di giurarsi amore eterno qui oggi, poco prima della partita. Si apprezza la battere questo calcio d'angolo. Occhio al pallone in mezzo. Angolo che non ha portato a nulla. Koeman. Sostengono la manovra qui. La gioca dietro. Si oppone al tentativo avversario, azione che sfuma. Mette in mezzo, angolo troppo sul portiere questo. Entra con il numero 19 Vinicius Junior e con il porta palla vero Hakimi. Decisivo l'intervento qui. Palla per Giulì. Palla di Giulì. La rete si riporta avanti grazie a questo gol. Un match che non finisce di stupirci. 4-3 dopo questo gol.
Ottima lettura difensiva. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora. Occhio a Dzeko. Dembélé. Potrebbe trovare il pari. Conclusione murata. C'è la possibilità del contropiede. Occhio alla ripartenza pericolosa. Hanno avuto il pallone per allungare sugli avversari e portarsi a più due. Beh, possiamo parlare di chiara occasione da rete sprecata in questo caso. Speriamo per loro che non debbano recriminare per questo errore. Sono gli ultimi minuti questi a disposizione della squadra di casa per tentare la rimonta. Attaccano spinti dal tifo incessante. Fa lo sciocco che concede una punizione davvero invitata. Che torna in parità a pochi istanti dalla fine. Una partita pazzesca con il risultato che torna ancora una volta in parità. Occhio, intervento brutto, vediamo cosa decide l'arbitro. Qui il portiere, nonostante il pressing. Hakimi. Vinicius. Lautaro Martinez sta per calare il sipario sul match, hanno la chance per provare a vincere. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara. Guadagnano metri. Lautaro Martinez. Niente da fare, il difensore recupera. Attenzione, hanno la possibilità del contropiede. Brutto possesso dei Founders. L'arbitro applica il vantaggio. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Più soluzioni. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. Recupero fantastico, sbroglia una situazione difficile. Intervento al limite del difensore, ruvido ma regolare. Non c'è più tempo, gara caratterizzata da grande equilibrio.
Pochi stadi al mondo sanno regalare l'emozione di San Siro, pubblico pronto a trascinare le squadre in un vortice di assoluta passione. Un saluto a tutti da parte di Piero Gepardo, con me come sempre c'è Lelia Dani, Division Rivals, protagoniste della sfida di oggi. Sarà un match tutto da seguire, Lele. Un saluto ai nostri amici a casa che ci stanno seguendo. Solo una cosa però, ragazzi, non muovetevi, non muovetevi. Il grande calcio ve lo portiamo noi direttamente a casa vostra. Si parte. Questo è l'11 di partenza dei Founders per questa sfida. Ter Stegen tra i pali. Difesa che vede Ronald Koeman con King a formare la coppia centrale. E due punte per mettere in difficoltà la difesa avversaria e finalizzare l'azione. In grafica, ecco la formazione ospite. Veniamo per la porta. Linea difensiva che vede Cafu con Philip Lahm lungo le corsie esterne. Machirelei insieme a Valverde al centro. In avanti Eusebio chiamato a fare reparto da solo. Attenzione da lì. 1-0. Match che si sblocca subito. Non hanno perso tempo. Koundé. Marcus Thuram. Da Marcus Beasley. Occhio, si gioca a norma del vantaggio. La gira indietro verso il compagno. E c'è il gol, che reazione! Subito dopo aver subito hanno trovato la rete. Vediamo il replay del gol. Ha sfruttato alla perfezione il passaggio all'indietro del compagno. Un gol facile facile, da sotto misura. Nulla da fare per il portiere. Non fischia il fallo, ma c'è il vantaggio. Si libera la grande. La toccata per ultimo è il difensore e dunque calcio d'angolo. Spazzano via il pallone. Intercetto decisivo, era un pallone pericoloso. Nico Williams. Intervento fondamentale. Hernandez. Beasley. Scarica su Hernandez. Attenzione, occasione. Decisivo l'intervento del portiere che si è gettato tra i piedi dell'attaccante e ha recuperato il pallone. Ha rischiato grosso, ma se l'è cavata alla grande. Viene avanti, palla al piede. Non concede nulla all'attaccante. Recupera un pallone pericoloso qui. Lautaro. Thuram. Si inserisce bene e recupera. Apre su Valverde. Azione che può diventare pericolosa. Ledley King. Koeman. Palla tra i piedi di Lautaro. Lautaro. Giulli. Intercetta il lancio e riconquista il pallone. Giulli. Palla per Mkhitaryan. Mkhitaryan. Occasione d'oro. Recupera palla con un ottimo contrasto. Punta l'area. Pallone che è uscito davvero di molto. Aveva lo spazio per calciare, la distanza era notevole, è vero. Ma ciò non toglie che poteva fare meglio.
Valverde. Interviene e stava diventando pericolosa questa. Capisce tutto e recupera. Pallone complicato. Julie. Recuperano palla. Ed ecco l'intervento dell'arbitro. Nico Williams. Recupera palla, intercettando bene il pallone. Julie. Fuori, sarà fallo laterale. Valverde. Contrasto deciso e efficace. Lautaro si abbassa per ricevere il pallone. Hernandez. Riceve Koundé. Palla per Bisley. Tocco per Koundé. Prova la botta. Ha lasciato partire un grattino. Pallone che è uscito abbondantemente. Doveva passarne invece di andare in porta, dai. Lab. Si giocherà per altri 60 secondi. Valverde. Pallonetto, può arrivare anche il cartellino. Valverde. Attenzione, rischio, è già ammonito. Prova la conclusione. A San Siro arriva il fischio che chiude la prima parte del match con le squadre che vanno a riposarsi. Tutto pronto, si parte con il secondo tempo. Provano a creare gli spazi. Grande tempestività di questo intervento. Teo Hernandez. Per Bisley, possono passare in vantaggio e c'è la rete. Hanno trovato il vantaggio in una situazione di inferiorità numerica, stanno dimostrando un grande carattere. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Pallone che viene recuperato. Lautaro Martinez. Palla per Bisley. Occhio a Bisley. La parata del portiere qui. Pallone per Eusebio. Avanzano nella tre quarti avversaria. Può essere il pallone del pareggio. E c'è il gol che rimette le cose a posto. Hanno reagito immediatamente. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Il possesso di Macchiarelli. Recupera, palla gol importante.
tiro potente ma leggermente impreciso questo. Hakimi, pallone per Diaby, appoggia Juli, grande intervento in chiusura. Avanza indisturbata. Moussa Diaby. Palla per Juli. Gira palla su Vinicius. Intervento provvidenziale, ha tolto la palla dalla porta. Attenzione alla possibilità del contropiede. Possesso gestito male, buono il recupero. Beasley. Ecco te Hernandez. Lautaro Martinez. Occasione per il vantaggio. Ottima difesa in area. Ha spazio per andare. Intercetta bene qui nella... c'è la rete, mettono di nuovo la freccia e tornano a condurre. Stiamo assistendo a un match davvero emozionante sul risultato di 3-2. Non riesce a tenere in campo il pallone, efficace qui la marcatura. Torna in possesso del pallone con questo intervento. Una parata incredibile. Nico Williams. Eto'o. Può segnare da lì. Rete! Diventano due i gol di vantaggio adesso. Si riparte sul punteggio di 4-2. Juli. Cercato Hakimi. Capisce tutto e riconquista palla. Possono ripartire, attenzione. Gestita male la ripartenza, pallone perso. Sale Di Natale. Prova da lì. Tentativo sventato. La mette in mezzo. Per poco non trova la porta di testa, l'ha alzata leggermente. Beasley, palla persa. Eto'o. Non è solo. Palla messa dentro. C'è il rilancio lungo. Moussa Diaby. Cercato Hakimi. Juli. Palla per Juli. Diaby. Grande intervento del portiere. Occhio al tiro della bandierina. Azione che finisce qui. Possibilità di contropiede. Valverde, cross verso il centro, c'era spazio ma l'hanno gestita male.
siamo entrati negli ultimi 180 secondi di gara. Ha spazio per andare col pallone. Palla molto interessante. Cambiare il portiere, palla ancora buona. Parata facile questa. Da sottolineare invece la parata di qualche istante fa. Ha salvato letteralmente la propria porta con un intervento da campione. Sembrava già battuto. 60 secondi da recuperare. Appoggia Julie. Alla buona, non era facile controllarla. Finisce la partita, fusi lunghi, si aspettava un altro risultato, l'espulsione certamente ha inciso, ma lei le potevano fare qualcosa di più? L'inferiorità numerica è stato un handicap, su questo siamo tutti d'accordo, Pier. Difficile dire come sarebbe finita 11 contro 11, capisco anche i malumori dei tifosi, vorrebbero vedere sempre la loro squadra vincere, io però sinceramente...